ma noi siamo accolti in questa bella cittadina e lo dobbiamo anche a un'amministrazione comunale efficiente che ci ha accolto da molti anni in questa parte. Io tra l'altro ho iniziato a conoscere il premio Salvatore, ci sono stato siamo qualche anno fa, vorrei salutare e ringraziare il sindaco, il lavoro che prodotto, anche se preferisco parlare di opere, richiede la
coesione, il lavoro su una relazione di persone. Quindi, e in questo campo diventa quindi importante la ricerca, l'innovazione, però sono antico, quindi ho memoria di qualche decennio. Si è ricorso negli anni a termini diversi, ma quando noi abbiamo cominciato si parlava di sperimentazione. Qualcuno di voi forse ricorda come veniva visto e si ironizzava anche il teatro sperimentale, ma qualche cosa che da cui forse era bene tenersi alla larga, perché addirittura diceva il teatro di ricerca, cioè Gigi Proietti faceva una gag in uno dei suoi spettacoli, le sue norme show, spegneva la luce, accendeva un taglio di luce, cioè questo è il teatro di ricerca, perché se sta al buio non si vede, si va cercato. Con i tempi poi le definizioni sono cambiate, si è arrivati a quella dell'innovazione. Ora il campo artistico, il campo del linguaggio, credo che la vera innovazione è quella che poi è capace di stabilire un canone, di diventare a sua volta tradizione. E questo crea poi dei modelli a cui ci si rifà, però in realtà parliamo di un piano assolutamente più astratto. Se si deve invece, e quindi mi avventuro in un campo che non è mio, parlare degli ambiti sociali, degli ambiti economici, io non credo che ci possano essere delle ricette locali. Stamattina sentivo alla radio che addirittura in Catalogna sta prendendo piede un movimento separatista molto forte. Io credo che dovremmo risolvere, o provare a risolvere la questione alzando un po' lo sguardo, rendendoci conto che siamo interconnessi, rendendoci conto anche poi della storia dei cicli ampi a cui dobbiamo guardare. Qualche tempo fa leggevo un interessante saggio sulla, perché poi la storia è un argomento per una persona, sulla battaglia di Adrianopoli. Incuriosito dal fatto che fosse avvenuto il 9 agosto, il giorno del mio compleanno. In questa battaglia si fronteggiò l'esercito romano e i barbari. E fu una sconfitta, fu quella che un secolo prima della caduta dell'impero romano segnò l'inizio della fine, come si direbbe allora. E la cosa che più mi ha colpito è scoprire che i barbari erano tedeschi, olandesi, abitanti del centro Europa. E l'impero era costituito da africani, magrebini, popoli levantini, popoli romani. Nel corso dei 16 secoli le cose cambiano profondamente e cercare di opporsi a questo mutamento della storia a volte non serve. Quindi credo che un ragionare ancora in termini di mezzogiorno, di Catalogna, di regioni separatiste, non può funzionare. Credo che la visione debba essere globale, bisognerebbe costituire una rete che deve partire naturalmente dai pensatori, deve partire dalla cultura, ma poi discendere alle applicazioni pratiche attraverso poi le declinazioni delle scienze sociali, economiche, che sono mondi che mi affascinano, ma dico francamente posso guardare i meccanismi, ammirare i meccanismi come possiamo ammirare un motore, però per capirne ci vuole altro. Però l'indicazione che possiamo dare è quella, proviamo a costruire una rete, un internet della politica, un internet delle relazioni sociali, un internet dell'economia, e capire se l'accesso possa permettere un reale sviluppo, un assecondamento del flusso inevitabile della storia, nel senso non proviamo a proporci, perché altrimenti verremo travolti, e non restando sul piano dell'Europa 27, ma dobbiamo confrontarci con